Mobica e Hyundai ci sono da ottimi soggetti da entrambe le razze, per cui purtroppo io devo premiarne solo tre, ma io ci volevo in realtà due podi, cioè le mezze a me che così di rosso. Lo prendo ancora dal pubblico, secondo classificato questo giovane allevatore, Chioda Michela Valgoglio. Chioda Michele di Valgoglio. E vince questa categoria due denti, Poloni Alessio Fino dal Monte. Le tue. Ringraziamo l'allevatore di Borgo, Gezza Luca, ecco, chiedo scusa, Gezza Luca di Borgo, che ha portato appunto queste capre. Io posiziono la valenza al terzo posto, quindi chiedo all'allevatore. Da Borgo, provincia di Brescia, terzo classificato, secondo, l'applauso pubblico, grazie. Secondo classificato, direttamente da Valgoglio, Chioda Michele. E vince questa categoria 420, Sacristani Cristina, Bastardo, Valca Monica, Brescia. Bene, complimenti a tutti, grazie al presidente Parco della Rondi e Ivan Caccia. Ora apre 3 per quanto riguarda i denti, poi ci sarà la valutazione finale per la consegna del premio della regina e del re. Ecco, vi dico ancora a tutti gli allevatori, giunto le capre adulte, che tanto sono tre, aspettiamo anche gli altri allevatori, finale dove verranno premiate i primi tre, o meglio le prime tre capre adulte. Ecco le altre capre adulte che salgono sul... Il giudice intanto dà ancora le indicazioni del caso per posizionare chi viene selezionato per la classifica finale. Ecco, lo ricordo, questa è praticamente l'ultima categoria per quanto riguarda... Chi è rimasto al bordo può rientrare al capannone. Chi è rimasto al centro magari chiede... Chi è rimasto al centro per cortesia si sposta lì a lato, così permettiamo al terzo gruppo di sfilare. Eccoli qua gli allevatori che accompagnano appunto le capre adulte per questo terzo gruppo, anche qui la preselezione.
Sono nel capannone, prego. Adesso la valutazione. Ecco, girate bene, ecco, sui bordi, mantenete, ecco, manteniamo i bordi del ring occupando il più possibile lo spazio per questa colore delle capre, appunto capre adulte. Sono quattro al centro ring, ma come da regolamento le premiate dovranno essere tre. Guardate la lunghezza del pelo, ho voluto premiarla razza bionda dell'Adamello. Anche in questo caso è raro vedere un soggetto così, la bionda si dice deve avere il mantello lungo su tutto il corpo, però così non l'avevo mai visto, quindi un ottimo soggetto, perché forse ho già premiato altrove, è un'altra capra così, possiamo dire un'aerobica perfetta, perché ha tutto, caratteristiche particolari della razza, quindi mantello marine, in questo caso chiaro, marrone, pelo lungo, gli arti potenti, la lunghezza del tronco, la potenza dell'animale, la gente. Classificato Ghezza Luca Di Borno, Brescia. Ecco, un applauso ancora al pubblico per la consegna appunto dei premi. Secondo classificato arriva Damiardo, Brescia, Sacristani Ivano. Vince per questa categoria adulte, ecco che si alza il tifo dei suoi sostenitori, direttamente ancora da Valgoglio, Chioda Michele. Grazie ancora vicepresidente della comunità montana. Per quanto riguarda appunto ora i due eventi categoria dei vecchi, ecco l'invito da parte del signor Valenti, che conosciamo tutti, il referente del Bergamo. Ecco, ringraziamo appunto anche i giornalisti, i fotografi e video operatori che sono qui per l'occasione. Ecco il giudice appunto sta categoria che vedrà i primi tre classificati e verranno appunto premiati. Inferiore, però è un soggetto interessante, è giovane, per cui non ha ancora completato lo sviluppo, e poi è un ottimo premiato sia per le caratteristiche di razza che ci sono in pieno, sia perché è un soggetto molto ben sviluppato, ma soprattutto, guardate, molto lungo, veramente con linea dorsale rettilinea nonostante la lunghezza. Primo classificato, un ottimo soggetto di razza aerobica, mantello nero focato, quindi in standard di razza, le corna sono perfette e poi una potenza degli arti e uno sviluppo veramente notevole, sia come lunghezza, sia come altezza, sia come profondità toracica, per cui veramente complimenti all'allevatore, un grande applauso, grazie.
Bene, per mano del presidente della Proloco, prego Bonetti, per la Mostabini Giuliano Valgoglio. Secondo classificato, Sacristani, appunto l'azienda Sacristani Cristina di Paspardo Brescia. Ecco, fermati qua Giuliano. La categoria per l'azienda Pennacchio Daniela Breno Brescia. E fotoricordo anche per i tre medagliati. Becchi, il giudice dà le indicazioni, vediamo se c'è ancora qualcuno. Manca ancora qualcuno all'appello. Ecco, diamo il tempo giustamente a... Ecco, giusto per ricordare un altro evento per, di quanto riguarda questa giornata, il primo campionato italiano di Boscaioli. Oggi pomeriggio alle ore 14 ci sarà la seconda manche. Una mano sul cuore e una mano al portafoglio per comprare i biglietti della lotteria. Ancora soggetto... ancora abbastanza giovane, diceva l'allevatore, quindi non ha ancora completato lo sviluppo. Soggetto bionda della Damello, eccellente per sviluppo, niente da dire, niente da eccepire, probabilmente lo sviluppo è legato anche all'età dell'animale e quindi rispetto agli altri probabilmente un po' avvantaggiato. Per soggetto di razza orobica, leggermente inferiore di sviluppo ma anche per un'età più giovane, correttezza degli appiombi, molto ben corretto di sviluppo, lunghezza del tronco. Tenete presente che l'orobica è un animale leggermente di minore dimensioni rispetto alla alla bionda, alla damello o altre razze specializzate, un po' come la valesana, perché è una razza rustica. Per cui un animale eccellente, per cui complimenti a... Ancora un applauso, grazie per la consegna del premio. Terzo classificato, secondo classificato, Sacristani Ivano Niardo. Vince questa categoria quattro denti, Chioda Michele Valgoglio. Bene, grazie anche appunto al vicepresidente Valgoglio.